Allora, volevo finire velocemente queste forme di franelle e poi oggi volevo discutere, diciamo, un pochettino con diciamo, un modellino classico, da dove viene l'indice di rifrazione, come si può capire e come si vede che dipende anche dalla frequenza dell'onda elettromagnetica. Però poi nella seconda parte, anziché cominciare a parlare di, perché il prossimo argomento del corso è l'interferenza. Soprattutto nell'ottica, però ho paura che di andare troppo avanti, troppo velocemente, pensavo di fare un paio di esercizi. Allora, anche voi, da parte vostra, diciamo, se avete degli esercizi che vorreste provare a riguardare insieme con me, volentieri, Va bene, comunque adesso ci arriveremo, poi decideremo come fare. Allora, come al solito, mi risulta che oggi è la quindicesima lezione. Aspettate che mi metto un po' meglio qua. Allora, ecco. Quindi. Ne 15. Oggi è il 4 lunedì 4 marzo, maggio. E l'orario questo qua. Dunque, allora, l'altra volta, le ultime due volte in realtà, abbiamo discusso appunto come si ricavano le onde elettromagnetiche che vengono riflesse da un'interfaccia fra due indici di rifrazione e come si ricava l'onda trasmessa attraverso un'interfaccia fra due indici di rifrazione diversi. E abbiamo dovuto trattare, come dicevamo l'altra volta, due situazioni per il campo elettrico, uno parallelo al piano di incidenza, uno ortogonalmente, e nei due casi si ottengono dei risultati leggermente diversi. Allora, in particolare, l'ultima volta abbiamo anche introdotto il fatto che nella polarizzazione P c'è questo angolo strano che si chiama angolo di Brewster, per il quale non si ha riflessione e quindi tutta la luce viene trasmessa. Adesso, volevo giusto concludere scrivendo, facendo due grafici per mostrare un po' l'andamento dei coefficienti di trasmissione e di riflessione in funzione dell'angolo, nei casi in cui l'indice di rifrazione incidente è maggiore di quello trasmesso, oppure viceversa, quando l'indice di rifrazione incidente è minore di quello trasmesso. Così abbiamo un grafico e poi andremo avanti. Allora, vediamo un pochettino, trattiamo il primo caso in cui l'indice, quello più classico, diciamo così, in cui l'indice di rifrazione incidente è minore di quello trasmesso. Quindi stiamo parlando, per esempio, di andare dall'aria al vetro, dall'aria al vetro. E abbiamo visto le nostre formule e vogliamo plottare i nostri coefficienti di trasmissione e coefficiente di riflessione. Allora facciamo il nostro grafichetto. Anzi, facciamo un po' più grande, così. Questo sarà il nostro angolo di incidenza. E in questo caso, diciamo, non ci sono problemi per quanto riguarda la legge di Snell, cioè possiamo andare fino a angoli di incidenze di pi greco mezzi. Quindi qui non ci sono problemi. E vogliamo adesso, appunto, riportare i nostri coefficienti. Allora, questo facciamolo ancora un po' più grande, così possiamo andare fin su. Allora, questo lo scriviamo in un'altra parte. Questo lo scriviamo qui. No, nemmeno. Ok, allora qui chiaramente abbiamo
una riflessione è una trasmissione totale, che vuol dire uguale a 1, qui abbiamo 0, e quello che abbiamo visto è che nel caso della polarizzazione S, quindi questa è la polarizzazione S, quello che abbiamo visto è che la nostra riflessione sostanzialmente parte da un certo valore e arriva fino a 1 senza grossi problemi. Mentre, e questa sarebbe la riflessione R in S, mentre la trasmissione parte da un valore appena sotto 1 e in pi greco diventa 0, quindi e questo è T con S. Bene. Facciamo 4 grafici, perché dopodiché abbiamo il caso in cui Ni è maggiore di Nt, in questo caso sempre in polarizzazione S, partiamo sempre da un valore 1, qui abbiamo pi greco mezzi, in questo caso però ci sarà un angolo critico, oltre il quale diciamo ci sarà riflessione totale interna, e quello che si ottiene quindi è che partendo da 0 di nuovo avremo una riflessione per un certo valore ad angolo incidente uguale a 0 che per l'angolo critico avremo una riflessione totale interna, quindi questa è di nuovo R con S nel caso Ni maggiore di Nt, mentre di nuovo noi partiamo per la trasmissione da un valore appena sotto 1 e andiamo verso 0, e questo è il nostro T con S. Per angoli superiori all'angolo di incidenza, chiaramente non c'è onda trasmessa e la riflessione rimane uguale a 1. Bene. Allora, questa è la situazione in polarizzazione S, l'abbiamo vista anche l'altra volta. Una cosa da ricordare, e questo è vero sia per la polarizzazione S che per la polarizzazione P, è che possiamo scrivere qua, ricordare che il rapporto ERS diviso EIS, quindi dei campi elettrici riflessi rispetto a quell'incidente, questi rapporti qua hanno segno opposto per Ni minore di Nt rispetto a Ni maggiore di Nt. Va bene, quindi se si passa dall'aria al vetro oppure dal vetro all'aria, quel rapporto del campo elettrico riflesso rispetto a quell'incidente hanno segni opposti. Bene, allora adesso facciamo lo stesso grafico per la polarizzazione P. In questo caso, di nuovo, vediamo qui per dire che la polarizzazione P, qui abbiamo il nostro grafico, angolo incidente, qui abbiamo il coefficiente che può andare da 0 fino a un certo valore 1, e nel primo grafico metteremo come al solito un indice di rifrazione incidente minore di quello trasmesso, e in questa situazione qua possiamo andare fino a pi greco mezzi di nuovo, però per la polarizzazione P abbiamo questo angolo di Brewster, qualche parte qui, teta con B. Ricordate, l'angolo di Brewster corrisponde a quando la somma dell'indice di rifrazione più la somma dell'angolo di incidenza più l'angolo trasmesso è uguale a pi greco mezzi. Allora, in questo caso, che cosa succede? Che noi partiamo da un certo valore, un pochettino sopra lo zero, come riflessione per angolo incidente uguale a zero, e c'è questo fatto curioso che questa riflessione prima va a zero e poi dopo ritorna a 1.
e questo zero avviene appunto nell'angolo di Brewster. Chiaramente per la conservazione dell'energia, se voi andate a vedere, quindi questo è il nostro R con P, se voi andate a vedere la trasmissione invece in questo caso, cosa succede? Che voi partite da un valore leggermente sotto 1 e in corrispondenza dell'angolo di Brewster, che cosa succede? Che avrete una trasmissione totale e poi dopo questa trasmissione andrà a zero. Quindi avrete T con P. Per la luce trasmessa dalla nostra attraverso il nostro vetro. Quindi in questa situazione qua abbiamo questa cosa interessante nella quale voi con un'incidenza pari all'angolo di Brewster e con la polarizzazione P potete trasmettere tutta la luce che incide su una superficie. E questo lo dicevo anche l'altra volta, ha dei risvolti pratici molto importanti, soprattutto quando si va molto spesso a parlare di esperimenti di ottica, quando si vuole in qualche modo non perdere luce per via di effetti di riflessione, e quindi si usano quelle che si chiamano le finestre di Brewster. Bene, adesso andiamo a vedere l'ultimo caso, che è la situazione invece in cui abbiamo l'angolo incidenza. Questa volta abbiamo la spigola con mezzo qui, poi abbiamo l'angolo critico. E poi anche qui ci sarà un altro angolo di Brewster. Qui trattiamo la situazione quindi che l'indice di rifrazione incidente è maggiore di quello trasmesso e siamo sempre in polarizzazione P. Tutto parte da 1, qui il minimo è uguale a 0 e di nuovo andiamo a vedere prima la riflessione. La riflessione che cosa farà? Beh, all'angolo critico dovremmo avere una riflessione totale interna. E all'angolo di Brewster abbiamo una riflessione nulla, quindi la curva è simile al caso appena visto sopra, solamente che questa volta prima passiamo per lo 0, poi andiamo a valore 1 all'angolo critico, pari all'angolo di riflessione totale interno, oltre il quale poi abbiamo una riflessione uguale a 1. Per la luce trasmessa invece che cosa abbiamo? Partiamo da un valore leggermente al di sotto di 1 e che qui per corrispondente all'angolo di Brewster avremo una trasmissione 1 e poi va a 0. Quindi qui di nuovo all'angolo di Brewster abbiamo una trasmissione totale. Quindi qua sotto abbiamo R con P e poi qui sotto abbiamo T con P. Bene, allora in tutti i casi, e questo diciamo ce lo possiamo anche scrivere, rapporto, diciamo, il coefficiente di riflessione, possiamo scriverli qua, R grande, sia in P che in S, e sia per ni maggiore o minore di nt, questo valore qui è uguale a ni meno nt diviso ni più nt al quadrato per teta i uguale a 0. Quindi in tutti i casi la riflessione da una superficie appunto è data da questa semplice formuletta. Lo stesso vale per il coefficiente di trasmissione TSP. Questo invece sarà uguale a 2 volte NI diviso NI più NT, tutto al quadrato, anche in questo caso. E questo è vero per θI uguale a 0. Quindi queste sono, diciamo, le potenze trasmesse attraverso una superficie per angolo incidenza uguale a 0. Quindi qui si perde completamente la faccenda dei segni, che quando andremo a discutere l'interferenza invece ha una sua importanza. In questo caso stiamo parlando solo della trasmissione dell'energia e ci sono queste formule molto semplici. Bene, allora io con questo
direi che abbiamo concluso le nostre forme di Fresnel, che sono, diciamo, hanno la loro importanza, bisogna conoscerle un pochettino. I risultati più importanti sono che, diciamo, appunto, queste due espressioni che abbiamo appena scritto. L'altra cosa da ricordare è che il segno cambia del rapporto di riflessione quando si passa da aria-vetro, da vetro-aria, il campo elettrico cambia segno. Ricordate che se passate dall'aria verso il vetro, il campo riflesso ha un segno opposto rispetto a quell'incidente, mentre se viceversa passate dal vetro all'aria, questo campo riflesso ha lo stesso segno di quello incidente. E cos'altro dire? L'ultima cosa, c'è l'angolo di Brewster, e direi che, diciamo, questo e questo è quanto. Interessante ricordare che tutto questo nasce semplicemente dall'aver imposto che il campo elettrico e la componente tangente alla superficie e la componente tangente del campo magnetico H sulla superficie si devono conservare. E da queste due semplicissime condizioni si ricava tutto quello che si è visto e che poi si verifica anche sperimentalmente. Adesso non sono solo formulette queste, proprio sperimentalmente, quando andate a parlare dei dielettrici, questo qui, diciamo, è importante. E lo vedremo quando discuteremo dell'interferenza. Diciamo che le relazioni di riflessione e di trasmissione fatte sui dielettrici sono molto più semplici che le formule che si ricavano quando si fa una riflessione su uno specchio metallico. Quindi, per esempio, quando all'inizio degli esperimenti sull'interferenza, per capire se la luce effettivamente era un'onda oppure no, c'era il problema di fare degli esperimenti in cui si sapeva bene quello che stava succedendo. Allora, infatti, i primi esperimenti di interferenze vennero fatti con delle riflessioni non su degli specchi metallici, ma su degli specchi dielettrici, prendendo semplicemente dei pezzi di vetro o dei pezzi di materiale dielettrico, ma ne parleremo più avanti. Allora, quello che volevo fare adesso è di discutere brevemente con un modellino classico, diciamo, che poi, diciamo, dà dei risultati ragionevoli. Volevo andare a discutere un attimino la natura, da dove viene fuori l'indice di rifrazione. Abbiamo visto che è legato alla costante dielettrica relativa a epsilon con R, anche a mu con R, la permittività magnetica relativa, però quella nei mezzi generalmente trasparenti è sempre uguale a 1, quindi sostanzialmente l'indice di rifrazione è legato alla costante dielettrica. E la costante dielettrica a che cosa è legata? È legata alla suscettività elettrica, che è legata quindi al vettore polarizzazione. Quindi, se voi avete un campo elettrico esterno che agisce su un mezzo, per esempio nell'elettrostatica, che cosa succede? Viene indotto un vettore polarizzazione, che è legato alla suscettività elettrica, che è legata a sua volta appunto alla costante dielettrica. Quindi questo ragionamento noi andremo a farlo adesso, non nella situazione in cui il campo elettrico che polarizza il mezzo sia un campo elettrico costante nel tempo, ma che dipende dal tempo. Allora andiamo a vedere un pochettino che cosa sto dicendo. Allora, andiamo a discutere l'indice di rifrazione. Andiamo a discutere appunto l'indice di rifrazione. Allora, come dicevo un secondo fa, con campi statici, abbiamo visto che la costante dielettrica relativa a epsilon con R è uguale a 1 più pi per E, che è la suscettività elettrica, con pi per E che lega vettore polarizzazione P maiuscolo
al campo elettrico esterno che voi applicate al vostro mezzo. In particolare, se ricordate, quello che si scrive nei mezzi lineari sempre, è che il vettore polarizzazione è uguale a y0 chi per e. Bene, oppure, questo potete anche scrivere y0 e poi yr-1 per e. Ok, quindi se voi, diciamo, applicate un campo elettrico statico a un mezzo, a un mezzo che assumiamo di avere, diciamo, un elettrone che sta girando intorno a un nucleo, e applicate un campo elettrico statico, cosa succede? Allora, andiamo a considerare il nostro modellino. Supponiamo di avere il modellino classico dell'atomo. E per semplicità, per il momento, supponiamo quindi di avere solamente, abbiamo solamente un nucleo che avrà una carica uguale a quella dell'elettrone, più positiva, che sarà un protone, che ha una massa che comunque è molto più grossa di quella dell'elettrone, quindi diciamo è come se stesse ferme, e intorno abbiamo questo elettrone che sta girando. Abbiamo il nostro elettrone che gira. Questo raggio di questa orbita che l'assumeremo circolare per il momento, questa orbita, supponiamo che è data da un vettore che chiamiamo R piccolo. Bene. Allora, sappiamo che per mantenere questa orbita circolare, quindi l'elettrone compie un'orbita, supponiamo che sia così, circolare. Quindi noi siamo in una situazione in cui abbiamo un equilibrio, dove la forza di Coulomb fornisce quella forza centripeta necessaria per mantenere un moto circolare uniforme. E l'equazione del moto che descrive questo moto di questo elettrone intorno al nucleo, la potete scrivere usando la forza di Coulomb, che è uguale, quindi l'equazione del moto, sono date da che cosa? Beh, avremo meno E quadro diviso 4 pi greco epsilon 0, e poi avremo, scriviamola così, r cubo per il vettore r. Questa qui è la nostra forza, è l'unica forza esterna che agisce sull'elettrone, assumendo il protone molto più pesante, quindi fissato. Questo è uguale alla massa dell'elettrone, scriviamo m, per la derivata seconda del vettore posizione rispetto al tempo quadrato. Bene. Allora, come dicevo, se le condizioni iniziali dell'elettrone sono tali da avere una condizione di moto circolare uniforme, questa equazione ci dice che l'ampiezza R è costante, mentre chi cambia è semplicemente l'orbita, l'angolo intorno al nostro orbita. Allora, se noi prendiamo questa equazione, e siccome noi adesso andremo a agire con un campo elettrico che agisce lungo una certa direzione, noi andiamo a considerare un asse, per esempio l'asse Y, se vogliamo mettiamo anche nel disegnino qua, fissiamo degli assi, quindi questo sarà il nostro asse Y, questo sarà il nostro asse X, per esempio. Quindi andiamo prima a proiettare questa equazione lungo l'asse Y. Che cosa otteniamo? Beh, semplicemente otteniamo che cosa ho scritto qua? Meno E quadro diviso 4 pi greco Y epsilon 0 R cubo
poi avremo la componente y del nostro moto. Questo è uguale alla massa per la derivata seconda della componente y rispetto al tempo al quadrato. Bene. Allora, vedete che questo non è altro che un moto armonico. Con la pulsazione omega 0 quadro, che è uguale a che cosa? Beh, sarà uguale alla carica elettrica al quadrato diviso 4 pi greco epsilon con 0 r al cubo, e poi dobbiamo dividere anche per la massa dell'elettrone. Questa è la nostra pulsazione. Che se ricordate nei moti armonici, quando avete una forza di richiamo, vedete qui abbiamo una forza di richiamo come una molla, è proporzionale a y, dove la costante elastica è uguale a meno e quadro su 4 pi greco epsilon 0 di cubo. Quindi questa qui, se volete, è l'equivalente di avere un certo costante di richiamo k diviso la massa. D'accordo? E l'oscillazione è intorno all'origine con questa pulsazione. Ora, staticamente, se io applico un campo elettrico, supponiamo che applico un campo elettrico che sia un campo elettrico che ha una componente solamente nella direzione y, e che questo campo elettrico sia costante, questo è il caso, diciamo, dell'elettrostatica, che cosa succede? Beh, la vostra nuova equazione del moto sarà uguale a quella di prima più questa forza esterna in più. Quindi avremo la nuova equazione del moto sarà che cosa? Beh, avremo questa forza costante che sarà uguale a meno la carica dell'elettrone per questo campo elettrico esterno, e dividiamo già, possiamo anche scriverla così. Poi abbiamo la forza di Coulomb che è il quadro diviso 4 pi greco epsilon con 0 r cubo y. Questo deve essere uguale alla massa per la derivata seconda rispetto al tempo al quadrato. Allora, se voi andate a risolvere questa equazione, che è la solita equazione di secondo ordine di un oscillatore, però con una forza costante, che cosa succede? Beh, la pulsazione non cambia. Omega 0 non cambia. Ed è determinata ancora da omega 0 quadro, è sempre uguale a e quadro diviso 4 pi greco epsilon con 0 r cubo, e poi c'ho la massa sotto. La nostra pulsazione è questa qui. Mentre il centro di oscillazione adesso si è spostato. E il nuovo centro di oscillazione si ha semplicemente imponendo, diciamo che è la soluzione particolare a questa equazione, che vuol dire la derivata seconda si butta via, e rimane che il centro di oscillazione, mettiamo y' per chiamarlo così, per dire che è il nostro nuovo centro, anziché essere uguale a zero, questo nuovo centro di oscillazione, lo vedete qua, sarà uguale a, prendete la vostra meno la carica dell'elettrone per il nostro campo elettrico y che abbiamo applicato esternamente, che è costante, e dobbiamo dividere adesso per il nostro termine k, che alla fine che cos'è questo k? Questo è il nostro e quadro diviso 4 pi greco epsilon con 0 di cubo m. Tutto questo è al denominatore. Oppure, se volete, si può scrivere semplicemente come meno e con y
diviso questa costante di richiamo K. Quindi che cosa succede? Che adesso il centro di oscillazione di questo elettrone si è spostato di questa quantità. Che vuol dire questo? Vuol dire che è stato indotto un momento di dipolo elettrico. Il centro della carica negativa, cioè il centro di oscillazione di questo elettrone, si è spostato dalla coordinata zero, che è dove ci si trova il nostro protone, okay, che abbiamo assunto essere tenuto fermo, giusto per semplicità. Bene, ok, e questo dipolo elettrico quanto sarà? Sarà un momento di dipolo lungo l'asse Y e sarà uguale ovviamente alla carica del nostro elettrone per questo spostamento, quindi il meno meno diventa più e quadro, e poi avremo E con Y, fatemi scrivere semplicemente diviso K. E quindi da qui si ricava immediatamente quant'è la polarizzabilità di questo mezzo, no? Quindi abbiamo un momento di dipolo indotto. Per questo momento di dipolo indotto abbiamo quindi un vettore polarizzazione, basta moltiplicare per la densità di dipolo per unità di volume, e questo qui, diciamo, ci permette di determinare quindi quant'è la nostra costante dielettrica relativa, la costante dielettrica relativa. Volete, da qui si ricava che il nostro vettore polarizzazione grande P con Y, non P piccolo, questo è P maiuscolo, è uguale n per py piccolo, che sarebbero il numero di dipolo per unità di volume, e che quindi abbiamo, possiamo riscrivere, adesso non sto a farlo, possiamo riscrivere la nostra costante dielettrica relativa, è uguale a chi più uno, no? Bene, allora noi possiamo ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo appena fatto, solo che stavolta lo possiamo ripetere appunto assumendo che il campo elettrico che noi applichiamo esternamente non sia un campo elettrico costante nel tempo, ma sia un campo elettrico variabile nel tempo, cioè per esempio un'onda elettromagnetica che incide su questo atomo. Quindi possiamo applicare lo stesso ragionamento possiamo fare lo stesso modello per un campo elettrico esterno, che sarà un campo elettrico, non Y, che dipende dal tempo. Quindi abbiamo un campo elettrico variabile nel tempo e supponiamo che alla pulsazione, andiamo di qua, alla pulsazione omega, che decidiamo noi. Quindi avrà una frequenza, se volete questo è uguale a 2π greco per la frequenza ni. Quindi abbiamo questa onda che ha una certa frequenza ni che incide su questo atomo. Allora ripetiamo questo nostro modellino dell'elettrone, possiamo rifare un disegno, chiaramente questo modellino, se volete, messo così come lo sto descrivendo, descriverebbe un mezzo non polare, quindi è, diciamo, un mezzo che non ha un dipolo intrinseco, però un ragionamento simile si può comunque fare. Però trattiamo questo caso di un mezzo non polare. Allora, di nuovo facciamo il nostro disegnino del nostro atomo. Quindi di nuovo abbiamo il nostro protone qui al centro, carica positiva, intorno abbiamo un elettrone che sta girando. Di nuovo supponiamo di avere un vettore posizione, scusa, questo forse avrei dovuto indicare la posizione dell'elettrone, diciamo così, se l'elettrone si trova qua, questo è il nostro vettore posizione, che gira, Quindi abbiamo questo elettrone che ha una sua massa, questo l'abbiamo già scritto, una sua massa, e supponiamo, di nuovo, gli assi sono, questo è l'asse Y, supponiamo che questo sia l'asse Y,
E come ho detto un attimo fa, supponiamo di mandare contro questo atomo un campo elettrico. Abbiamo un'onda, questa volta l'onda sarà un certo campo elettrico e con zero, che indica la sua ampiezza, e poi avremo, e la scriviamo in forma complessa, quindi avremo, in questo caso è un'onda che si propaga lungo l'asse x, per esempio, quindi avremo kx meno omega t, e questo è il nostro campo elettromagnetico che incide sull'atomo. Bene. Allora, tipicamente, quello che si ha, e che è quello che considereremo noi in questa situazione qua, tipicamente alle frequenze ottiche, lambda, la lunghezza d'onda, è dell'ordine di 500 nanometri, per esempio. Mentre il modulo di R, cioè il raggio dell'orbita del nostro elettrone, questo qui è dell'ordine 10 a meno 10, 10 a meno 9, diciamo un nanometro. Quindi è molto più piccolo, le dimensioni del nostro atomo sono molto più piccole della lunghezza d'onda. Quindi ai fini del conto che noi facciamo, questo elettrone che sta girando intorno al protone, qualunque sia la sua posizione lungo l'orbita, praticamente sta vedendo sempre lo stesso campo elettrico. Vede lo stesso campo elettrico perché appunto la lunghezza d'onda di questo dell'onda elettromagnetica ricolla, diciamo, sulle dimensioni atomiche il campo elettrico per via della lunghezza d'onda non cambia. Quindi abbiamo che R è molto più piccolo di lambda e che quindi noi potremmo, per l'onda elettromagnetica che incide su questo atomo, potremmo considerare il campo elettrico sarà dell'ordine, come diciamo approssimativamente, è con 0 per E alla meno I omega T, cioè X uguale a 0. Possiamo assumere di prendere solamente il valore in x uguale a 0. Come al solito abbiamo una pulsazione, questa rimane sempre la stessa, omega 0 quadro, e questa qui rimane sempre uguale a e quadro diviso 4 pi greco, epsilon con 0, r cubo, e poi abbiamo sotto la massa, e omega 0 quadro uguale a questo valore qua, che se mettete dentro dei numeri, diciamo, ragionevoli, per R dell'ordine di un nanometro e la massa M, lo scrivo qua, 9.1 10 a meno 30 kg, quello che si ottiene è che la vostra frequenza è dell'ordine di qualche 10 a meno 15, 10 alla 15 Hz, non so, qualche valore sarà 10, 5, 3, 4, 5, non so, andate a fare il conto. Ups. No, è un po' meno, 15 Hz. Togliamo questo numero qua, ed è meno 10 alla 15 Hz. Se sostituite, trovate 10 alla 15 Hz. Quindi è una frequenza ottica, Bene. Adesso andiamo a vedere che cosa succede quindi quando questa onda incide su questo atomo. Andiamo a risolvere di nuovo l'equazione del moto, esattamente come abbiamo fatto un attimo fa per il caso statico. E come abbiamo fatto prima, assumeremo che il campo elettrico incidente è diretto nella direzione Y. Quindi supponiamo che il nostro campo elettrico
Sì, è uguale. Un campo elettrico è con zero. Avremo il versore dell'asse Y e poi avremo la nostra dipendenza temporale e alla meno I omega t. Bene. Allora, scriviamo le nostre equazioni in moto e nell'equazione che scriveremo assumeremo che ci sia anche un termine smorzante. Quindi introduciamo intanto soggetto fa introduciamo le equazioni del moto anche un termine smorzante. Termine smorzante come tipicamente proporzionale alla velocità, eh? In qualche modo proporzionale alla velocità del nostro elettrone. E questo, diciamo, è legato al fatto che poi questo elettrone può, diciamo, assorbire e poi riemettere della radiazione. Comunque c'è un termine assorbente che assorbe questa radiazione. Allora, l'equazione, quindi cosa possiamo scrivere? Beh, abbiamo la nostra forza esterna che sarà data sempre da meno la carica dell'elettrone, poi avremo il nostro campo E con zero, poi avremo la dipendenza temporale E alla meno omega t, e poi scriviamo direttamente diviso già per la massa, quindi dividiamo tutto per la massa. Questa è, diciamo, la forza esterna che agisce sul nostro elettrone, e questa equazione, questa forza esterna, sarà uguale quindi alla derivata seconda della coordinata y rispetto al tempo al quadrato. Poi ci sarà il nostro termine smorzante che è dato da un termine gamma per la derivata di y rispetto al tempo e poi avremo omega quadro per la coordinata y, che indica la nostra oscillazione. Bene. Allora, abbiamo già visto una cosa simile quando abbiamo trattato i circuiti a corrente alternata, eh? Quindi noi porremo una soluzione del tipo una certa ampiezza con una certa fase, che non sappiamo quant'è, è la I φ, però la pulsazione sicuramente dovrà essere la stessa della forza esterna, cioè a regime. Quindi questa corrente, se ricordate, se voi avete una forza esterna con una certa pulsazione, ci sarà un periodo transitorio, però poi il sistema arriva a regime, un regime dinamico, dove la pulsazione della soluzione deve avere la stessa frequenza della pulsazione della forza esterna. E appunto, sostituendo questa soluzione nella vostra equazione, che cosa otteniamo? Otteniamo che meno la carica dell'elettrone, qui che è venuta male, diviso la massa, sarà uguale, anzi questa soluzione la scriviamo come avevamo fatto anche nel caso dei numeri complessi, dove abbiamo un'ampiezza complessa per E alla meno omega t. Quindi questa qui, tutti gli E alla meno I omega t si semplificano e che cosa rimane? La derivata seconda ci dà un I per I che fa meno e poi abbiamo omega quadro che moltiplica l'ampiezza complessa. Poi abbiamo la derivata prima che ci fa meno I omega gamma per l'ampiezza complessa e poi avremo più la nostra pulsazione al quadrato per, scusate, non è un vettore, questo è solo un numero complesso. E da questa facilmente si può ricavare quindi l'ampiezza della nostra oscillazione rispetto alla posizione di equilibrio. C'è una domanda qua, scusate. Ma quando abbiamo scritto gamma, sbaglio, al denominatore compare m in più? Dove?
Dipende come uno definisce gamma. Diciamo che il termine totale frenante sarebbe la massa per gamma e poi avete la velocità. Io dividendo per m, diciamo, mi lascio, dipende come uno definisce gamma, è tutto qua, non c'è niente di... L'ho messa così per evitare di avere troppi termini. Quindi per noi gamma, il termine frenante, la forza frenante, nel centro di oscillazione. Ah, qua su, indietro, indietro, indietro. Ah, y prima, scusa. Cosa ho scritto? Sbaglio o al denominatore compare una m in più? Y primo. Fatemi andare a vedere che cosa ho scritto qua. Dov'è che siamo? Qua. Dunque, io devo dividere per m. Ah, la m si semplifica. Sì, hai ragione, m va via, scusate. C'è una m di troppo. Cancelliamo subito. È questo che intendevi? M si va via, hai ragione. Grazie. Cancelliamo subito gli appunti. Ecco qua. Rimasto solo qua. D'accordo. Grazie. Torniamo a noi. Ok. Bene, allora possiamo scrivere appunto questa ampiezza complessa che descrive come si muove appunto questo elettrone, quindi avremo questa ampiezza complessa, sarà quindi uguale a che cosa? Meno la carica dell'elettrone per l'ampiezza del campo elettrico esterno diviso la sua massa dell'elettrone, e poi avremo questo fattore 1 diviso, avremo omega 0 quadro. Ups. Meno omega quadro, e poi abbiamo meno, qui manca ancora due, meno i gamma omega. Quindi abbiamo un'ampiezza che però ha sia un termine, e si vede da questo, un numero complesso, che ha sia un termine reale che un termine complesso. Quindi qui di nuovo ci addentriamo nel descrivere il nostro dipolo indotto, che adesso lo vediamo, che avrà una parte reale e una parte complessa, e quindi anche il nostro, la nostra costante dielettrica relativa avrà una parte reale e una parte complessa. E quindi anche l'indice di rifrazione. Adesso ci arriviamo. Quindi possiamo a questo punto scrivere che il nostro momento di dipolo indotto per via di questo... questa ampiezza di oscillazione, sarà un dipolo che oscilla nel tempo, e questo momento di dipolo indotto sarà semplicemente la carica dell'elettrone moltiplicato per questa ampiezza, che quindi sarà uguale a che cosa? Sarà il quadro per il campo elettrico esterno, tutto diviso la massa del nostro elettrone, e poi abbiamo questo fattore che fa sì che questo momento di dipolo è indotto, dipende appunto dalla frequenza. Allora, come avevamo scritto prima, a questo punto noi possiamo introdurre la componente y del vettore polarizzazione, che ricordate sarà il numero di dipoli per unità di volume che moltiplica il momento di dipolo di ciascun atomo indotto appunto dal nostro campo esterno. E che a questo punto noi possiamo scrivere semplicemente, dunque possiamo scrivere semplicemente come il numero di dipoli per unità di volume per la carica elettrica al quadrato per il nostro campo elettrico esterno diviso la massa. E tutto questo che moltiplica questa dipendenza dalla frequenza
omega 0 quadro meno omega quadro meno i gamma omega. Ups, scusate. Ok. Allora, se ricordate, nei mezzi lineari, scriviamo che n, però, n è uguale al numero di dipoli per unità di volume, n grande. Spesso si chiama n piccolo, però n piccolo si confonde con l'indice di diffrazione, quindi qui lo chiamiamo n grande. Questa è il nostro, la densità. Però, come dicevamo prima, nei mezzi lineari, abbiamo che il vettore P è anche uguale, l'avevamo già scritto, epsilon 0, epsilon r meno 1 per il campo elettrico esterno. Per il campo elettrico esterno. E che quindi si ricava facilmente dall'uguaglianza di questi due termini, che cosa? Si ricava che epsilon r meno 1 sarà semplicemente uguale al nostro vettore componente y del vettore polarizzazione diviso epsilon con 0. Quindi avremo n grande il quadro, poi avremo il campo elettrico esterno, poi sotto adesso abbiamo anche epsilon con 0, abbiamo la massa dell'elettrone e poi abbiamo la dipendenza dalla frequenza. Quindi avremo omega 0 quadro meno omega quadro meno i gamma omega. Bene. Allora, chiaramente, se ricordate, che n quadro è uguale, ricordate che n quadro è uguale alla costante dielettrica relativa, si fa presto a scrivere che n quadro, stiamo parlando ancora del quadrato di n, n quadro sarà uguale a che cosa? Sarà 1 più, e questo è il quadrato della nostra costante dielettrica, sarà n più 1 più, dunque 1 più n e quadro, il grande, scusate, il grande, ho fatto un errore, qua non c'è il grande. Nel momento che noi scriviamo che P è proporzionale al campo elettrico, chiaramente dividiamo per epsilon con 0 anche E, e quindi il campo elettrico E con 0 va via. Quindi qui è sbagliato esserci le E, sono sbagliato, scusatemi. Sotto abbiamo la massa dell'elettrone, abbiamo anche epsilon con 0, e poi abbiamo 1 diviso omega 0 quadro meno omega quadro meno i gamma omega. Bene, per ricavare l'indice di diffrazione dobbiamo fare la radice quadrata. Dobbiamo fare la radice quadrata. Allora, se uno, diciamo, assume che tutta questa parte, assume che tutta questa parte qua ha un'ampiezza più piccola di 1, il modulo di tutta questa roba qua è piccola rispetto a 1, quello che si vede è che si può scrivere che l'indice di rifrazione che stavolta è un indice di rifrazione complesso perché ha sia una parte, scriviamola pure così come che indica un numero complesso, che avrà una parte reale e poi avrà una parte immaginaria, e questo numero complesso che cosa sarà? Sarà uguale a che cosa? Scriviamolo tutto. Ricordate, quando fate la radice quadrata di 1 più un numero piccolo, diventa 1 più un mezzo, quello stesso numero. Quindi qui avremo che l'indice di rifrazione può essere scritto come 1 più n grande e quadro diviso due volte epsilon con 0 m, questo 2 deriva da facendo la radice quadrata, e poi di nuovo abbiamo il nostro termine che dipende dalla frequenza. Quindi questo è il nostro indice di rifrazione complesso che descrive appunto come si comporta quest'atomo in presenza di un campo esterno.
Allora, noi diciamo fino adesso, quando abbiamo parlato di indici di rifrazione, abbiamo sempre assunto che il mezzo fosse trasparente e che semplicemente la velocità della luce era minore di c, questo era dovuto a un indice di rifrazione che noi abbiamo sempre immaginato essere un numero reale. Con questa trattazione viene fuori che in realtà l'indice di rifrazione ha anche una parte immaginaria. Ecco, ci arriviamo subito. Il significato della domanda qui è: ma che significato fisico ha la parte immaginaria di n? Ci arriviamo subito, perché, e lo scriviamo fra un attimo, vedrete. Rappresenta l'assorbimento di un mezzo. Adesso ci arriviamo subito. Bene, allora voi se razionalizzate questo indice di rifrazione, noi possiamo separare la parte immaginaria dalla parte complessa, immaginaria dalla parte reale. Quello che si può scrivere è che l'indice di rifrazione della parte reale, che è quella che diciamo, descrive la variazione della luce, della velocità della luce nel mezzo, questo n è uguale a che cosa? Beh, sarà 1 più, 1 è un numero reale, poi abbiamo più questa costante che c'è davanti a tutto, 2 epsilon con 0 per la massa, poi dovete razionalizzare questa parte complessa e tenervi solo la parte reale. La parte reale risulta essere omega 0 quadro meno omega quadro al numeratore, e poi abbiamo diviso, e sotto abbiamo omega 0 quadro meno omega quadro tutto al quadrato più omega quadro gamma quadro, chiuso parentesi quadro. Mentre la parte immaginaria uguale sempre al nostro solito coefficiente, e al numeratore vi trovate omega gamma, se andate a fare la razionalizzazione, è molto semplice, sto a rifarla. E sotto abbiamo lo stesso denominatore, omega quadro meno omega 0 quadro meno omega quadro, tutto al quadrato più omega quadro gamma quadro. Questi sono i nostri indici di frazioni. E diciamo qui a destra, c'ho giusto lo spazio necessario per scriverlo, ci possiamo, prima di discutere che cosa significa la parte immaginaria, possiamo fare un grafichetto di queste parti. Allora, per esempio, qua, se qui mettiamo in funzione di omega, se omega va a 0, avete che n reale è maggiore di 1, n reale è maggiore di 1, quindi per omega uguale a 0 partite da un certo valore maggiore di 1, questo è il valore 1, non è 0, questo mettiamo che è 1. Parte da un valore un po' sopra 1, quello che succede se andate a plottarlo è che inizialmente questa espressione in funzione di omega aumenta, poi che succede? Si capisce che quando omega uguale a omega 0 passa per lo 0, quindi vuol dire passa per 1, e poi diventa negativo. Omega 0 quadro meno un numero maggiore di omega 0 diventa negativo, e poi per omega molto grande ritorna e si avvicina di nuovo a 1, quindi l'espressione fa una cosa del genere, va su, poi passa per 1 e poi piano piano ritorna verso i valori 1. Allora qui mettiamo omega qua sopra che non fa pasticci, e questo 0 corrisponde alla frequenza omega 0. Anche il fatto che va sotto 1 ne discutiamo fra un attimo. Per l'assorbimento, che vedremo che questo termine descrive l'assorbimento, qui abbiamo che questa volta in funzione di omega, diciamo per omega che tende a zero, questo termine è nullo, poi ha una risonanza intorno a omega 0, quindi ha un massimo e ritorna di nuovo a zero. Quindi questi due grafici hanno dei comportamenti di questo tipo qua. Comportamenti qua. Allora, che cosa significa
Che cosa rappresenta N immaginario? Allora, ricordiamocelo, quando noi abbiamo scritto il nostro vettore d'onda, ricordate il vettore d'onda? Nei mezzi. K avevamo scritto che era uguale all'indice di rifrazione per il vettore d'onda in vuoto. Questa volta però è un indice di rifrazione complesso, eh? Lo mettiamo tutto. Quindi il numero d'onda adesso non ha solo un termine di indice di rifrazione reale, ma anche il termine immaginario. Quindi il nostro indice di rifrazione adesso è una quantità complessa. E se noi andiamo a scrivere la nostra onda, dopo facciamo pausa, eh? Però se andiamo a scrivere la nostra onda, la parte temporale e spaziale, abbiamo che cosa? E alla I, K, scalare, R, adesso qui R rappresenta, diciamo, la coordinata di osservazione, non è la coordinata dell'elettrone intorno all'atomo, qui è una coordinata generica, meno omega T. Bene, se voi mettete il vostro indice di rifrazione, che cosa trovate? Avrete E alla I, e avrete N, la parte reale, e va bene, per K0, e poi avete K0 è il nostro vettore, numero d'onda, vettore d'onda in vuoto, e poi avete scalare R meno omega T, e poi vi rimane che cosa? Dovete fare E alla I, che moltiplica che cosa adesso? Avete la parte complessa immaginaria del vostro indice di rifrazione. Quindi avete un altro valore immaginario I, numero immaginario I, che moltiplica il termine immaginario del vostro indice di rifrazione e poi di nuovo avete K0 scalare R. Scusate, è un po' compatto, però si capisce che cosa? I per i fa meno 1 significa che tutto questo è uguale a E alla I, avrete la parte reale, K0 scalare F meno omega T, e questa è la solita onda che si sta propagando nella direzione data da K0, con una velocità che è minore della velocità della luce, però se avete un termine immaginario del vostro indice di rifrazione, questo vi dà anche un assorbimento perché vi dà un esponenziale negativo, eh? Quindi avrete n immaginario che moltiplica K0 scalare R. Ed ecco che vi dà un termine assorbimento. Questo qua descrive l'assorbimento. Determina l'assorbimento. Allora, adesso qua, giusto per dargli un nome, allora, diciamo nel discutere così, a parole tipicamente, la parte reale dell'indice di rifrazione è chiamata semplicemente indice di rifrazione, eh? Questo è quello che viene di solito chiamato indice di rifrazione della parte reale. Poi, se uno vuole discutere il complesso, dice indice di rifrazione complesso. Però, diciamo, quello che descrive la riduzione della velocità della luce è la parte reale. La parte immaginaria, invece, si chiama coefficiente di estinzione, appunto descrive l'assorbimento del mezzo, eh? Descrive l'assorbimento del mezzo.
Ultima cosa che vi dico, e poi ci prendiamo un attimo una pausa, è la seguente. Si vede che per omega maggiore di omega 0 l'indice di rifrazione reale è minore di 1, che sembrerebbe che la vostra onda elettromagnetica si può propagare più velocemente della velocità della luce. Adesso non è così, perché di fatto, e qui c'è un dettaglio che ne discuteremo più avanti, e non subito, un pochettino più avanti, dopo aver fatto l'interferenza, ne parleremo, di fatto il vostro indice di rifrazione NE descrive quella che si chiama la velocità di fase. La differenza della velocità di gruppo. Allora, chi di fatto porta e trasporta l'energia, quindi porta informazione, e che non può andare maggiore della velocità della luce, è la velocità di gruppo. E quello che vedremo è che questa non è mai maggiore di 1. La velocità di gruppo non è mai maggiore di 1. Però la velocità di fase può essere maggiore di 1. Questa qui, lo vedremo più avanti, fra la velocità di fase e la velocità di gruppo c'è una derivata di mezzo che dipende del comportamento dell'indice di rifrazione, ma questo, se abbiamo un tempo, lo vedremo. Fatto sta che c'è una differenza fra la velocità di fase e la velocità di gruppo. La velocità di fase vi dice come si propaga la fase dell'onda, cosa che è diversa della velocità di gruppo. La velocità di gruppo vi dice con che velocità si trasporta l'energia, e lo vedremo più avanti. Queste due quantità possono essere diverse. Ciò che deve essere sempre minore della velocità della luce, per non violare i principi di relatività ristretta, è appunto la velocità di gruppo dell'onda. E di questo ne parleremo di nuovo un pochettino più avanti. Allora, direi che abbiamo tirato, sono le 11:50, direi che facciamo un attimo una pausa, quindi ci fermiamo qui un secondo. Dopodiché finiamo questo argomento con altre due piccole considerazioni e poi dopo vi propongo di fare un paio di esercizi. Se voi avete degli esercizi che vorreste fare, provate a tirarli fuori e magari proviamo a vedere se si riescono a fare, altrimenti vi propongo io un paio di problemi. Bene, allora direi che ci rivediamo verso mezzogiorno, e riprendiamo. Se avete domande, io sono sempre qua. Scusi, prof, io ho una domanda. Prego. Volevo chiederle, quando i passaggi di prima, quando abbiamo calcolato l'indice di rifrazione, a un certo punto ha scritto l'espressione n quadro uguale a epsilon r. Questo da dove viene? Perché ho paura di essermi perso nei calcoli. Dunque, se ti ricordi, quando noi abbiamo descritto, se lo possiamo scrivere qua, se ti ricordi, quando abbiamo scritto l'onda elettromagnetica che si propaga in un mezzo lineare, siamo partiti, diciamo, alcune lezioni fa, quando tu scrivi le equazioni delle onde nei mezzi, viene fuori, se vuoi lo possiamo riscrivere, questo qua, lo scriviamo qua, se ti ricordi, la velocità v della luce in un mezzo veniva fuori dalle equazioni delle v quadro, anzi veniva fuori essere uguale a 1
diviso epsilon con 0, mu con 0, epsilon r, mu con r. Non so se ti ricordi questo. Questo te lo ricordi? Fin qua ci sono. Allora, dove 1 su epsilon 0, mu con 0 è c quadro, ok? Quindi vedi che tu hai che l'indice di rifrazione, come possiamo scrivere? V uguale a quello e cosa c'hai? Che V quadro, quindi questo V quadro è uguale a che cosa? C quadro e poi hai diviso epsilon R mu con R. Allora, noi abbiamo appunto definito l'indice di rifrazione, in questo caso quando ne abbiamo parlato solo della parte reale, però abbiamo definito l'indice di rifrazione come quel numero, scusate, questo è n quadro, c diviso n mi dà la velocità dell'onda. Allora vedi che da questa ricavi subito che n quadro è uguale a epsilon r mu con r, ma generalmente mu con r è uguale a 1, e quindi alla fine tu hai che l'indice di rifrazione al quadrato non è altro che epsilon con r. D'accordo? Sì, proprio. Ora ho capito, grazie mille. Devi andare a vedere le lezioni quando abbiamo messo, ha scritto l'equazione delle onde nei mezzi, dove la velocità nell'equazione delle onde, c'hai il fattore davanti alla derivata temporale del campo elettrico, anziché avere 1 su epsilon con 0 mu con 0, scusa, invece di avere epsilon 0 mu con 0, c'hai epsilon 0 mu con 0, epsilon r mu con r. Te la vai a rivedere, d'accordo? Ok, benissimo.
Bene. Siamo? Possiamo riprendere? Ok. Allora, ultime due piccoli commenti, eh? Il primo è il seguente: se voi andate, se vi dovesse capitare, diciamo, di andare a cercare, diciamo, l'indice di rifrazione di qualche elemento di vetro, l'acqua, una sostanza trasparente, potete andare a cercare quanto valgono gli indici di rifrazione in funzione della frequenza o tipicamente della lunghezza d'onda. Quello che trovate è che generalmente c'è una regola abbastanza approssimativa, ma che funziona abbastanza bene. Allora, generalmente la parte reale del vostro indice di rifrazione si può scrivere in questa forma qua. E adesso vedremo perché. C'è un coefficiente A più un altro coefficiente B diviso la lunghezza d'onda al quadrato, dove lambda è la lunghezza d'onda della radiazione. Bene, allora, come ci si arriva a questa qua? Questa è una descrizione, dopo chiaramente ci sono tutta una serie di altri termini, però diciamo in prima approssimazione questa può essere una buona descrizione dell'andamento del vostro indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda. Allora, come mai? Vediamo un po', vediamo come ci si arriva dalla nostra espressione. Allora, abbiamo visto che la parte reale del nostro indice di rifrazione possiamo approssimare, questo facciamo una piccola approssimazione, supponiamo di scriverlo in questa forma qua. 1 più, abbiamo i soliti coefficienti, abbiamo due volte la massa per epsilon con 0, e poi abbiamo, adesso ve lo semplifico un pochettino, e vi dico perché ho scritto così, omega 0 quadro meno omega quadro. Questa è vera nel caso in cui la vostra omega dell'onda incidente è più piccola della pulsazione naturale del vostro atomo e che il termine omega per gamma è molto minore di omega 0 al quadrato. Se voi mettete queste due approssimazioni al numeratore, potete, allora, al denominatore, il termine qui, al denominatore, questo termine omega quadro, gamma quadro, lo potete trascurare. A questo punto vi ritrovate con un rapporto di due quantità di cui al sotto c'è un quadrato della stessa cosa di quello sopra. State attenti ai segni, quindi dovete mantenere sotto anche omega 0 quadro meno omega quadro e basta. E quindi vi si semplifica in questa forma qua. Mi si semplifica in questa forma qua. Allora, a questo punto, il vostro indice di rifrazione n reale lo potete scrivere in questa forma qua, perché potete scrivere quindi 1 più, avete n e quadro diviso 4, scusate, 2 due volte massa epsilon con 0, e poi se noi portiamo fuori da questa espressione qua sopra, possiamo portare, fattorizzare omega 0 quadro che diventa qui omega 0 quadro, e poi sotto vi rimane quindi 1 diviso 1 più, scusate, 1 meno omega quadro diviso omega 0 quadro.
E se omega è molto più piccolo di omega 0, questo può essere scritto in questa forma qua, 1 più n e quadra diviso 2m epsilon con 0, omega 0 quadro, e questo potete ribaltarlo e portarlo sopra cambiando il segno, 1 più omega quadro diviso omega 0 quadro. Allora, ricordando poi, infine, che c'è un legame fra l'indice di rifrazione, scusate, la lunghezza d'onda e la vostra frequenza omega, ricordate che omega su k è uguale alla velocità dell'onda, raccogliete tutto in termini di coefficienti generale, quindi questo termine omega quadro vi dà 1 su lambda quadro, che appunto è questo lambda quadro qua sotto. Tutto il resto avrete due coefficienti A e B. Quindi questo qui effettivamente vi dice che la parte reale può essere approssimata appunto come B, A più B su lambda quadro. Se andate a vedere sulle tabelle, effettivamente è così. Più, e poi ci sono tutta una serie di altri coefficienti. Questa è la prima cosa. Quindi, generalmente, man mano che voi aumentate la lunghezza d'onda, l'indice di rifrazione si riduce. Si riduce. Questa è una regola abbastanza generale nei mezzi tipo vetro, aria, nel visibile. L'ultima cosa, commento, è che ovviamente, questo è un discorso a sé, ovviamente gli atomi hanno tanti elettroni, ciascun elettrone avrà una sua pulsazione, e che quindi l'indice di rifrazione non è così semplice. L'indice di rifrazione ha una serie di termini, ciascun termine legato a ciascun elettrone dell'atomo. Quindi chiaramente, possiamo scrivere così, chiaramente ci sono molti elettroni ciascuno con la sua omega 0 quadro, e chiamiamolo omega 0 j. E allora il vostro indice di rifrazione, adesso devo saltare pagina, chiaramente ciascuno di queste pulsazioni avrà un contributo all'indice di rifrazione scritto come abbiamo visto prima, cioè ognuno di questi viene in qualche modo perturbato dal fatto che arriva questa onda elettromagnetica alla frequenza omega, però ognuna viene perturbata seguendo la sua oscillazione, e che quindi alla fine il vostro indice di rifrazione diventa un po' più complicato, però il vostro indice di rifrazione n complesso sarà uguale, consideriamo una specie sola di atomi, quindi avrete 1 più il numero di atomi per unità di volume, la carica dell'elettrone al quadrato, poi avrete due volte la massa dell'elettrone per epsilon con 0, e poi dovrete fare la somma, questa volta, su appunto questo indice J, di tutte le risposte in funzione della frequenza, ciascuno di quali avrà un suo peso, che noi chiameremo F con J. Ciascuno di questi oscillatori avrà un suo peso, e quindi avremo omega 0 J al quadrato meno omega quadro meno I gamma J per omega, dove ogni elettrone avrà una sua pulsazione omega 0 j e un suo assorbimento gamma j. Mentre F con j è il peso di ciascun oscillatore, chiamiamolo così, che avrà una sua risposta, insomma.
D'accordo? Quindi c'è tutta una serie di queste, diciamo, l'andamento che abbiamo graficato prima, per una solo elettrone che gira intorno al nucleo, chiaramente ci saranno tutta una serie. Dove sono questi grafici che abbiamo fatto? Questi grafici qua. C'è tutta una sovrapposizione di questi grafici, ciascuno con la sua frequenza di pulsazione per ciascun elettrone, eh? E ci saranno per ognuno di questi anche queste risonanze di assorbimento. D'accordo, però questi sono, diciamo, sta andando anche troppo nel dettaglio. Quello che è interessante è notare che c'è un modo di descrivere classicamente, diciamo, l'indice di rifrazione che ha una sua dipendenza dalla frequenza, quindi non è una costante. Generalmente nei mezzi, se aumentate la lunghezza d'onda, l'indice di rifrazione diminuisce, questo è abbastanza standard come comportamento, eh? Bene. Allora, diciamo, di teoria io mi fermerei qua per il momento perché il prossimo argomento che faremo adesso è l'interferenza, e volevo appunto cominciare, finire la lezione di oggi facendo un paio di esercizi. A meno che non avete voi qualche problema con dei dubbi che vorreste risolvere, questo dovete dirmelo voi. Io avevo pensato di parlarvi un pochettino dei magneti di LHC, per esempio, eh? In maniera un po' approssimativa, ma si capisce un pochettino dal punto di vista reale, no? L'energia in gioco, e che cosa succede, accenderlo, spegnerlo, l'induttanza e così via. Io vi propongo di fare questo. L'altro che avevo pensato è di un esercizio che descrive come si potrebbe misurare la corrente di spostamento. Vi ricordate, abbiamo parlato della corrente di spostamento in un condensatore e, se non ricordo male, qualcuno aveva chiesto come si fa a misurarla. Allora, questi sono due problemini che possiamo vedere, se non avete voi qualcosa da proporre. Ecco. Allora, io comincio, se qualcuno ha da proporre qualcosa, mi fermi. Allora. Vediamo questo esercizio qua. E vogliamo trattare il magnete, uno dei magneti dipolari, perché c'è diversi tipi di magneti. Magnete dipolare dell'acceleratore LHC. Il magnete dipolare è quello che mantiene l'orbita dei protoni. Eh? Un magnete dipolare che ha un campo magnetico verticale, dei protoni e, diciamo, questo campo magnetico verticale fa sì che avete un moto, per via della forza di Lorentz, avete un moto circolare uniforme all'interno dell'acceleratore. Allora, adesso prima di entrarci a fare il problemino, questi magneti tipicamente hanno, diciamo, una costruzione molto semplice, eh? Concettualmente sono molto semplici questi magneti, non c'è niente di strano. Sono delle bobine, due bobine lunghe e strette, messe una accanto all'altro. Eh? Allora, vediamo se riusciamo a disegnarla. Avete sostanzialmente, come si possono disegnare? Avete una prima bobina fatta così. E avete una seconda bobina fatta così, dove avete delle correnti che girano così, questa è la corrente, e che quindi, no, così è disegnato malissimo, non si capisce niente, soprattutto questa seconda bobina fa sembrare un'altra cosa. Ai, ai, come si fa a disegnare? Io non sono bravo a disegnare. Proviamo a farlo un po' più grande. Allora facciamo così. Questa è una bobina. L'altra bobina è messa così. Forse si capisce un po' meglio così. Sono due bobine messe una accanto all'altro con delle correnti che girano così e quindi il campo magnetico ovviamente passa attraverso così. Passa attraverso le bobine. Diciamo, anzi, ho disegnato il verso sbagliato del campo magnetico. Il campo magnetico dovrebbe andare nel verso opposto. Quindi cambiamo il verso del campo magnetico.
campo magnetico anche qua, togliamo questo, e il campo magnetico invece va da questa parte. Il campo magnetico fatto così. Questo sostanzialmente è il concetto dei magneti dipolari, sono poi messi in verticale in modo che il campo magnetico è verticale, ma non c'è niente di particolarmente complicato. La complicazione viene nei dettagli poi, l'uniformità del campo, la quantità di corrente che riuscite a far passare per avere un campo magnetico intenso e così via. Però concettualmente è questo qui. Se voi guardate questo magnete in sezione, giusto per poi fare il problemino, in sezione tagliato in verticale, per esempio, quello che si vede alla fine è la seguente cosa. Avete per esempio due correnti, una qua e accanto, vicina, un'altra qua, mentre sotto avete una corrente entrante e un'altra corrente entrante. E quello che interessa è calcolare il campo magnetico in questo punto qui. Questo è avendo tagliata queste due bobine schiacciate, sono due bobine lunghe e schiacciate verticalmente in modo da avere una zona stretta e lunga attraverso il quale c'è il magnete. Questa distanza qua, chiamiamola D, la lunghezza invece di questi magneti che va da qua fino a qui, questa lunghezza è 14,3 metri, se andate a vedere, sono magneti abbastanza lunghi. Questa distanza qua invece è circa 9 centimetri. E avete queste due bobine percorse da una corrente, quindi qui avete una corrente I, fatemi mettere la maiuscola, Qui è uscente e sotto è entrante, vuol dire che il campo magnetico, usate la regola della mano destra, fa un campo magnetico diretto così. Ok? Questo è il vostro campo magnetico. Spero sia chiaro, se qualcuno ha dei dubbi che non capisce il disegno, me lo faccia sapere. Ok. Bene. Allora, prima domanda, più che altro domanda sono le specifiche, no? Sono le specifiche. Quello che vi posso dire è la seguente cosa. Ciascuna di queste bobine è composta da 40 spire. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che per fare funzionare l'acceleratore LHC serve un campo magnetico di 8.3 Tesla. Allora, la prima domanda che ci possiamo ricavare semplicemente è quale corrente bisogna mandare attraverso queste bobine? Quindi quale corrente serve? Quale corrente serve? Bene. Allora, qui facciamo tutto in maniera abbastanza approssimata. Qui siamo in un punto P che si trova al centro di queste due bobine. Diciamo che la distanza destra-sinistra rispetto alla distanza alto-basso è, praticamente ci troviamo nel piano di queste due bobine. Quindi il conto è molto semplice, perché se noi vogliamo
Ricordate che il campo magnetico, siamo equidistanti da due fili rettilinei lunghi uniformi, con i quali, attraverso i quali passa questa corrente, di queste bobine, di questi fili lunghi ce ne sono quattro, due sopra e due sotto, e siamo equidistanti da ciascuno di questi fili. E la distanza fra ciascuno di questi fili del nostro punto P è circa la metà di questa distanza D. Quindi semplicemente noi dovremo fare quattro volte, e poi abbiamo la legge di Biot-Savart che ci dice che dobbiamo fare mu0, la corrente per il numero di spire, ciascuna bobina ha 40 spire, dobbiamo poi dividere per due volte, 2π greco, e poi dobbiamo scrivere la metà della distanza, quindi scriviamo di mezzi. Ok. Quello che interessa a noi, appunto, è di determinare a questo punto qual è la corrente necessaria per ottenere questi 8,3 tesla. Allora, si fa presto, è molto banale il conto, Noi vogliamo che la corrente I, a questo punto, molto semplice, la corrente I sarà, dovete fare, adesso qui questo 2 del di mezzo sotto va sopra, quindi c'è un fattore, diventa 8, e quindi vi viene che la corrente I sarà il campo magnetico 8 volte, allora avremo 2π greco per il campo magnetico B, per la distanza D, poi dobbiamo dividere per questo fattore 8, poi dobbiamo dividere per mu con 0 e dobbiamo dividere il numero di bobine, di spire. Allora, se fate il conto, risulta che la corrente deve essere 11.800 ampere circa, 11.800 ampere. Questa è la corrente alla quale lavorano tipicamente questi magneti quando arrivano, il protone arriva alla sua massima energia. Alla massima energia. Bene. Allora, adesso si comincia a parlare di cose un po' più interessanti, perché una volta che questo magnete è stato caricato con una corrente di 11.800 ampere, uno si chiede, qual è l'energia immagazzinata in questo magnete? Quant'è questa energia? E quindi per questo uno che cosa fa? Può cominciare col calcolarsi prima l'induttanza e dopo si calcola l'energia. Allora, tutti i conti che faremo in questo problema sono tutti approssimativi, però diciamo come i risultati sono abbastanza corretti. Quindi vogliamo adesso determinare in questa situazione l'energia. Perché voglio fare questo problema? Perché, se non so se lo ricordate, nel 2009, quando fu acceso per la prima volta, ci fu un incidente in cui uno dei conduttori che portava a questo magnete, a uno dei magneti, si ruppe provocando, e lo vedremo perché, provocando un'esplosione, perché l'energia immagazzinata in questi magneti si è dovuta sfogare qualche parte, si è dovuta sfogare in calore ovviamente qualche parte, e ha provocato appunto un'esplosione che poi ha causato l'interruzione della macchina per un paio d'anni, non mi ricordo quanti, perché hanno dovuto sostituire un certo numero di magneti che si erano rotti. La deflagrazione aveva spostato magneti, ne aveva rotti di più di uno, insomma, ha fatto un disastro. E tutto questo, e lo vedremo perché, la quantità di energia in gioco per ciascuno di questi magneti è notevole, è veramente notevole. Allora, vediamo perché. Allora, calcoliamoci, prima di tutto vogliamo determinare energia immagazzinata. E per questo l'energia, se ricordate, è semplicemente un mezzo L quadro.
dove la nostra corrente I, scusate, è una corrente, è un scritto I maiuscola, mezzo al quadro, dove I è la corrente che circola nella nostra bobina, appunto questi 11.800 ampere, e L è l'induttanza che non conosciamo. Quindi adesso prima cosa da fare è di stimare quant'è l'induttanza. Allora, le due bobine sono collegate in serie, quindi di fatto è come se si avesse un'unica bobina con 80 spire, un'unica bobina con 80 spire anziché le 40. Sono divise in due, queste qui, per questione pratica, meccanica, che se voi avete solo una bobina, il fascio ci deve passare in mezzo e quindi bisogna avere due bobine vicine che sono un po' piegate, ma non voglio entrare nei dettagli. Fatto sta che queste due bobine sono collegate in serie. Allora, come prima approssimazione per il flusso, perché ricordate l'induttanza è legata al flusso concatenato con la nostra bobina, quindi queste due bobine messe insieme, che è uguale a L per I. Questa qui, se vogliamo calcolare un valore approssimativo, possiamo usare il nostro campo magnetico B, che abbiamo appena scritto, che vale 8,3 Tesla. Dopodiché possiamo immaginare che sia abbastanza uniforme, appunto, lungo tutta la lunghezza e lungo tutto, diciamo, l'altezza D. Quindi, di fatto, il nostro flusso sarà il campo magnetico per la lunghezza del magnete e per la sua altezza. E poi moltiplicato per due volte il numero di bobine di ciascun bobina. Sono in serie, quindi di fatto è due volte il numero di bobine. Bene, se noi mettiamo dentro i valori che abbiamo visto, cioè con una corrente di 11.800 ampere, si ottiene un campo magnetico di 8,3 Tesla. Dopodiché L abbiamo scritto che è uguale a 14,3 metri, mentre D era 9 centimetri. Quello che si ottiene è che l'induttanza L sarà uguale a, poi N era uguale a 40. Quello che si ottiene è che l'induttanza L quindi sarà 8,3. Poi abbiamo per 14,3 per 0,09 metri, che sono i 9 centimetri, per 2 per 40 fa 80, poi dovete dividere tutto quanto per la corrente che è 11.800 ampere e ottenete come valore che è ragionevole, ragionevole, qui viene 72 millihenry, 72 millihenry, questa è l'induttanza di ciascun magnete, fate il conto. Bene, a questo punto si può calcolare l'energia, quindi sarà uguale a un mezzo, questa induttanza per la corrente al quadrato. Allora, se mettete dentro i numeri, quindi sarà uguale a un mezzo, per 0,072 per 11.800 al quadrato, quello che trovate che sono 5 megajoule, 5 milioni di joule. Adesso 5 milioni di joule, diciamo, scritta è un numero, non è che fa capire molto, però per capire un po', avere l'idea di quant'è questa energia, fate finta di avere un'auto. Per capire questa energia, voi avete un'auto per capire cosa significa 5 megajoule. Prendiamo un'automobile, un'auto di massa, mettiamo una tonnellata, 1.000 kg.
macchina di Formula 1, per esempio. Macchina di Formula 1. Allora, se voi scrivete l'energia cinetica, un mezzo mv quadro uguale a 5 megajoule, e vi andate a calcolare quant'è la velocità di questa macchina a una tonnellata che sta sfrecciando, quello che trovate è che la vostra velocità sono 100 metri al secondo, oppure 360 chilometri all'ora. Quindi è una macchina che sta viaggiando, che sta viaggiando, una tonnellata di macchina che sta viaggiando abbastanza velocemente, e questo, ciascun magnete contiene questa quantità di energia immagazzinata. Se dovete tenere presente che nell'acceleratore sono 2000, più di 2000 magneti, ciascuno di questi ha un'energia enorme, C'è un'energia enorme. Bene. Allora, questi sono poi i numeri con cui stiamo giocando. La questione è la seguente. Adesso io mi trovo con un magnete. Un magnete è, diciamo, generalmente mi trovo con questo magnete spento, sono magneti superconduttori, quindi si trovano a temperature molto basse, in modo che il conduttore ha resistenza nulla, e lo dobbiamo caricare. Come facciamo a caricarlo? Quindi ci troviamo un magnete e lo dobbiamo caricare. Quindi come si carica? Un magnete superconduttore. Allora, il circuito è il seguente, non è come, diciamo, è semplice, non c'è niente di complicato. Voi avete un generatore di forza elettromotrice e generalmente avete una resistenza che la mettete voi in parallelo al vostro magnete, che è un'induttanza pura. Questa l'induttanza non ha resistenza, Questa è un'induttanza che rappresenta il vostro magnete e questa è una resistenza che mettete voi, che è una resistenza di protezione. È una resistenza che permette, e lo vedremo come in un momento, permette appunto di, se necessario, di scaricare velocemente il vostro magnete. Perché ovviamente l'energia in gioco è tanta. È chiaro che voi dovete immaginare, avete questi 5 megajoule che sono fornite da questa corrente che circola nel magnete, non potete rompere un filo, perché se rompete un filo, voi dovete portare la corrente da 11.800 ampere, staccate il filo e dovete andare a zero in un tempo piccolo. Questo succede a un pasticcio e lo vedremo. Allora, generalmente, che cosa succede per caricare uno di questi magneti? Qui l'ho già chiuso, ma facciamo così. Generalmente qui c'è un interruttore che viene appunto chiuso. Questo interruttore viene chiuso. Questo interruttore viene chiuso. Nel momento che si chiude, il generatore vede due cose. Vede una resistenza in parallelo all'induttanza. Quindi nella resistenza, è molto banale, diciamo, la corrente che circola nella resistenza, anzi I maiuscola, scriviamo I maiuscola, che circola nella resistenza, sarà uguale semplicemente alla forza elettromotrice diviso questa resistenza. E questa, diciamo, non c'è niente di strano, ecco, Non c'è niente di strano. Mentre per l'induttanza dovete applicare appunto la legge di Ohm generalizzata con le forze elettromotrici. Allora ricordate che qui l'induttanza non ha una sua resistenza interna. L, la resistenza nulla. Essendo superconduttore. Quindi l'equazione che descrive
la carica di questa induttanza è la seguente: avete la forza elettromotrice del generatore, avete la forza elettromotrice indotta dell'induttanza, e questo deve essere uguale a zero, che non ci sono resistenze. Questa è l'equazione che regola la vostra corrente nell'induttanza. E allora vedete, è molto facile da vedere che, diciamo, la derivata della corrente nel tempo è una costante ed è data dalla forza elettromotrice diviso l'induttanza, semplicemente. Semplicemente, oppure la corrente che circola nell'induttanza, sarebbe una piccola L qua, non è altro che la forza elettromotrice diviso l'induttanza moltiplicato il tempo. Cioè la corrente sale linearmente nel tempo. Sale linearmente nel tempo. Bene. L'altra cosa che vi posso dire è che quando si accende un magnete del genere, non è che si può andare da 0 ad 11.000 ampere in un tempo breve, bisogna andarci con calma. Bisogna andarci con calma. E generalmente quello che viene applicato nel caso del magnete di LHC è che questa forza elettromotrice è dell'ordine di un volt. È dell'ordine solo un volt. Questo è, diciamo, quello che viene utilizzato quando vengono accesi questi magneti. Avete questa forza elettromotrice che è circa un volt, e che con questo valore di un volt avrete che l'aumento di corrente nell'induttanza per unità di tempo sarà quindi 1 diviso la nostra induttanza, che è 0,072. E se fate questo conto vi viene circa 13,8 ampere al secondo. Quindi avete questa rampa di corrente che sale. Molto di più non si può fare, se no il magnete incontra dei problemi che non sto a raccontarvi. Rischia di perdere la sua superconduttività, quindi bisogna andarci con calma. E c'è questa rampa costante nel tempo. Quindi per arrivare a 11.800 ampere, fate il conto, serve un tempo che è dell'ordine di 15 minuti. Quindi voi state là, cominciate a dare un volt, ovviamente è una bassa tensione con correnti molto elevati, questi generatori, e questo piano piano vi sale in corrente fino ad arrivare a questo valore di 11.800 ampere. E così il vostro magnete è carico. Adesso il vostro magnete è carico. Bene. Cosa serve quella resistenza? Quella resistenza serve perché se succede un guaio, e qual è il guaio che può succedere in questi magneti? Siccome questi magneti superconduttori lavorano a temperature bassissime e poiché avete queste correnti enormi, che fanno sì che questi magneti sono sottoposti a delle enormi forze, perché avete due correnti, in queste bobine avete delle correnti che sono vicine, no? Che sono con la stessa direzione, quindi tendono a respingersi in un verso e tendono a esplodere nell'altra. Quindi avete queste correnti che fa sì che il magnete è sottoposto a centinaia di atmosfere. Questo, cioè, è veramente sottoposto meccanicamente a delle forze tremende. Queste forze fanno sì che queste bobine si possano spostare leggermente. Se si spostano leggermente, grattano, producendo del calore. Questo calore fa sì che la temperatura localmente potrebbe salire, e se sale troppo, perde la superconduttività. E in quel momento succede un disastro, perché tutto il magnete di colpo diventa non superconduttore e quella corrente dissipa energia per effetto Joule e rischi di bruciare tutto il magnete. Questo è un po' quello che succede. Quindi questi magneti possono andare in questa condizione che si chiama di quench, questi quench. E per salvare il magnete bisogna scaricarlo in fretta. Bisogna scaricarlo in fretta, bisogna cercare di scaricarlo in 1-2 minuti, 100 secondi. Quindi quella resistenza serve proprio per quello, che se il vostro magnete di colpo perde la superconduttività, dovete scaricare la corrente il prima possibile.
la resistenza serve per quello. Quindi la resistenza R serve per scaricare in circa 100 secondi la corrente in caso di quello che si chiama quench. Caso di quench. Cioè il magnete perde la superconduttività e se non la scaricate l'energia dentro si produce in calore e brucia tutto. Si bruciano le bobine e questo non va bene. Brucia le bobine, tutto l'elio che è necessario comincia a bollire, insomma è un pasticcio. Quindi bisogna scaricarlo velocemente. Questa resistenza è dell'ordine di decine di micron. In questo caso, se andate a fare il conto, se ricordate, se T mettete tau uguale a 100 secondi, sapete che tau uguale a L su R e vi potete ricavare quant'è questa resistenza e viene 72 micron. Viene 72 micron. Bene. Il guaio succede se non riuscite a proteggere il magnete. In che modo? E questo è quello che è successo nel magnete di LHC. Adesso facciamo il caso che è successo, dell'incidente. Nell'incidente è successo la seguente cosa. Voi avete il generatore, avete questa resistenza, avete l'induttanza. E quella resistenza di protezione deve essere collegata all'induttanza, se no non potete scaricarla attraverso la resistenza. Infatti, quello che è successo è che qui, prima del magnete, si è rotto un filo. Si è rotto un filo. E a questo punto la vostra resistenza di protezione non ha più nessuna funzione, avete un circuito aperto. Avete il circuito aperto e avete un'induttanza carica con 11.800 A e se ricordate la forza elettromotrice indotta, se voi cercate di cambiare la corrente in induttanza, quella fa di tutto per mantenere la stessa corrente, genera una tensione per mantenere quella corrente e fa sì che un'enorme quantità di energia viene dissipata in un tempo molto breve. Vediamo, Quando è successo l'incidente, la rottura del cavo ha provocato una scarica in circa un millisecondo. Quindi è come se voi avete la macchina di Formula 1 a un certo punto che va a 360 km all'ora, non so nemmeno se ci arrivano, e di colpo in un millisecondo la dovete fermare. La dovete fermare. È chiaro che serve una potenza mostruosa per fare questo, serve una potenza mostruosa, e adesso andiamo a vedere un po' i numeri in gioco. Andiamo a vedere i numeri in gioco. Prima di tutto, se tau è dell'ordine di 10 a meno 3 secondi, significa che la resistenza che è stata vista dall'induttanza adesso è uguale a tau, dunque tau uguale a L su R, diventa L su tau. Cioè, è chiaro che quando si rompe il filo, lì a un certo punto produce una scarica elettrica, c'è un arco, questo arco ha una certa resistenza nell'aria, quindi c'è una certa resistenza, non è che va all'infinito. Questa resistenza nell'aria fa sì che c'è
una scarica elettrica che attraverso un mezzo che ha una certa resistenza. E se voi andate a fare questo conto, giusto per avere un'idea di quanto possa essere questa resistenza, sapendo che lo scarico è avvenuto in 10 metri secondi, dovete fare 0,072 diviso 10 al meno 3, e questo fa 1,272 ohm. Viene una resistenza dell'ordine di una settantina di ohm. Bene. Allora si fa presto, la potenza dissipata in questa resistenza è almeno all'inizio, perdono, questa è una I maiuscola, il quadro per R, primo, e fate il conto, fate 72 per 11.800 al quadrato, cosa viene? 72 per 11.800 al quadrato. Quindi dobbiamo fare 11.800 al quadrato, 72, ho sbagliato qualcosa, 11.800 al quadrato, dividiamo per 72, ecco, viene 10. Viene qua 10 gigawatt. 70. Sto facendo qua. Non riesco a capire. Comunque vengono 10 gigawatt, almeno al tempo, diciamo alla rottura, al tempo di rottura. Ecco, chiaramente questa potenza poi decresce velocemente, però vedete questa potenza che viene dissipata in un tempo molto breve, però 10 gigawatt è una potenza enorme che va a scaricarsi sull'elio che stava raffreddando il magnete, questo si gassifica e questo di colpo diventa un gas e esplode tutto. Quindi questo è successo nel magnete di LHC. Che l'abbiamo fatto? 48. Accidenti a me. Sono dilungato troppo. Cosa possiamo fare in 10 minuti? Avete qualche domanda da fare, qualche esercizio? Vediamo. L'alimentatore, come viene mantenuta la corrente costante all'interno della bobina? Dipende dai magneti. Allora, nei magneti LHC sono permanentemente collegati ai generatori, quindi questa corrente sta passando attraverso i generatori, che devono essere usati perché voi dovete pensare, adesso io non sono uno delle altre energie, però più o meno funziona così. Arrivate con i protoni non hanno un'alta energia, e li iniettate dentro l'acceleratore, hanno qualche centinaia di Joule. Li infilate dentro l'acceleratore e poi a quel punto cominciate ad aumentare la corrente nei magneti nello stesso tempo che cominciate ad accelerare questi protoni. Quindi questa corrente non è che viene mantenuta sempre costante, perché voi iniettate i protoni e poi dovete portarli all'energia di lavoro, quindi dovete rampare i magneti piano piano fino al valore massimo. E state lì su finché a un certo punto i protoni si esauriscono, perché piano piano si esauriscono, e dopodiché dovete ricominciare, buttate dentro dei nuovi protoni e quindi dovete ricominciare a rampare. Quindi il generatore che alimenta questi magneti è sempre collegato per poter appunto fare queste manovre di aumentare la corrente e poi riportarla giù nel momento dell'iniezione dei protoni. Quindi lì è sempre legato, è sempre collegato.
Io anni fa ho lavorato con un magnete superconduttore che invece era un po' diverso. Era un magnete che, diciamo, doveva essere scollegato dal generatore. Doveva essere scollegato. Quindi lì lo caricavamo con il generatore, poi lo mettevamo in cortocircuito e poi staccavamo il generatore. Ed essendo un superconduttore, lì la corrente rimaneva per i fatti suoi, stava là e nessuno continuava a girare. Finché, diciamo, non succedeva, uno non decideva di spegnerlo. Lì il problema di quella resistenza di protezione era fondamentale, perché se succedeva un guaio, l'unico modo per scaricare quella magnete era appunto attraverso quella resistenza là. Però, diciamo, ci sono vari modi per usare questi magneti. Nel caso dell'LHC è sempre collegato al generatore, appunto per fare queste manovre di accelerazione dei protoni. Però le energie in gioco sono tante, eh? Tante, bisogna stare molto attenti con questi grossi magneti. Possono provocare grossi danni. Dunque, ragazzi, è l'una meno 10. Non so, io avevo pensato di fare un altro problema su come si misura la corrente di spostamento. In 10 minuti non si fa quasi niente, quindi forse lo facciamo la prossima volta. Eh? Io direi che oggi mangiamo 10 minuti prima. Non so se siete d'accordo. Se avete, quanto costano questi magneti? Ah, non lo so. Questi magneti non si comprano, diciamo, come dire. Allora, magneti superconduttori si possono comprare da aziende che li costruiscono, ma magneti così grossi. Diciamo, questi magneti qua sono forse fra i più grossi che ci sono al mondo e sono stati costruiti solo per questo acceleratore, quindi non ti saprei dire quanto è il costo, proprio non te lo saprei dire. Non è un oggetto industriale, è stato pagato con i fondi di ricerca per costruire quell'oggetto. Le industrie che l'hanno costruito hanno avuto il loro ritorno, ma non è un oggetto che vai lì sul catalogo e lo puoi comprare. Adesso stanno cercando di farli ancora più grossi, questo lo so perché interessa anche a me per altre questioni, ma diciamo, questi magneti, la ricerca di fare magneti sempre più grossi e intensi è una ricerca abbastanza, diciamo, all'avanguardia, perché avere campi magnetici intensi permette di fare non solo fisica delle particelle in questo modo qua, ma permette di fare tanti altri esperimenti di fisica. Dal punto di vista commerciale ci sono i magneti di diversi Tesla appunto per fare le risonanze magnetiche, per esempio. Lì si entra nella questione industriale. Quelli sono magneti superconduttori che vengono caricati e sono lasciati lì per mesi e mesi con la corrente che gira, non si scaricano. Anche lì i costi non so quanto sono. Approfitto per chiedere una curiosità: in questi giorni si parla spesso di 5G, che tipo di onde elettromagnetiche sono? Quanto di fondato c'è il possibile pericolosità? Sempre se si può rispondere, se può rispondere. Ma penso che 5G semplicemente cambia la frequenza. Adesso la frequenza del 4G sono cosa? Sono un paio di gigahertz, mi sembra. Penso che il 5G cambia la frequenza di lavoro, non è che ci sia niente di particolare. Sono sempre onde elettromagnetiche, a frequenze più alte. Questo penso. La pericolosità non te lo so dire. Sicuramente le onde elettromagnetiche che vengono usate per i cellulari oggi sono le onde elettromagnetiche che sono nei radar. E, non so, quelle sono dannose perché rientrano vicino alle frequenze dei forni a microonde. Diciamo, c'è la vecchia storia, non so se la sapete, ma quando furono inventati i radar che lavorano appunto alle frequenze dei nostri cellulari, i poveri marinai che stavano sulle navi, avevano freddo, si mettevano vicino al trasmettitore che aveva megawatt di potenza di trasmissione di microonde. E poveretti, questi qua sono diventati sterili, si sono rovinati, perché è una frequenza che ti cuoce in un certo senso. Per quello che bisogna usarli con attenzione i cellulari. Adesso ci sono stati grossi studi per evitare la potenza effettivamente che diciamo, incide sul corpo umano. Poi ci sono antenne dappertutto, quindi la potenza dei cellulari è estremamente piccola ormai.
Il 5G penso che sia semplicemente la frequenza che sia cambiata. 5G è la frequenza che cambia. Della pericolosità non te lo so dire, io ho dei grossi dubbi che tutte queste polemiche che 5G, coronavirus, mi sembra che sia un'assurdità. È proprio un'assurdità, non c'ha nessun senso. Non c'è proprio senso. Questo è quello che penso io. Se questa è un po' la domanda... Bene ragazzi, andrei a pranzo. Allora ci vediamo mercoledì mattina. Però scusi, le chiedo una cosa veloce. Per quanto Sì. riguarda la didattica, quante lezioni ha ancora da fare? Dunque, noi siamo arrivati alla lezione 15. Sì. Mi sembra che bisogna arrivare 23, 24. Non so. Sì. Ok. C'è tutto maggio e c'è la questione, adesso ancora non ne abbiamo parlato con gli altri docenti, che le prime 2 settimane che abbiamo perso all'inizio del corso, bisogna recuperarle. Sono 4 lezioni. Queste 4 lezioni andranno recuperate. Quindi abbiamo ancora un po' meno di 10 lezioni da fare, dove dobbiamo discutere l'interferenza, bisogna discutere alcune applicazioni dell'interferenza, poi bisogna fare la diffrazione, anche lì faremo qualche esempio. Vi voglio spiegare questa differenza fra la velocità di fase e la velocità di gruppo e dobbiamo anche parlare velocemente di polarizzazione. Adesso noi abbiamo parlato del campo elettrico nell'onda elettromagnetica che è una direzione fissa e abbiamo parlato di polarizzazione SP, vuol dire che il campo elettrico ha una direzione fissa. Vedremo che in realtà il campo elettrico può anche non avere una direzione fissa e quindi dobbiamo un attimino discutere anche la polarizzazione. Ecco, questi sono più o meno gli argomenti che dobbiamo ancora trattare. D'accordo? Ok, grazie. Va bene, allora io chiuderei qui e ci sentiamo mercoledì mattina. Arrivederci.